Se la manovra finanziaria riceve l'ok a maggioranza, tre ordini del giorno, tutti a firma del segretario regionale del PD Vittorino Facciolla, vengono approvati all'unanimità. Tra questi, il documento che impegna il presidente della regione ad attivarsi presso il governo nazionale affinché si azzeri il debito della sanità. L'iniziativa, spiega Facciolla, soddisfatto per il consenso, nasce dall'esigenza di far comprendere che i debiti della sanità regionale, in concomitanza con i commissariamenti, non possono essere azzerati sempre ed esclusivamente mettendo le mani nelle tasche dei molisani. Maggioranza compatta per immaginare il futuro del Molise, dice invece il governatore Donato Toma in merito alla più complessiva manovra che ha ricevuto l'ok dopo tre sedute. Tra le altre novità, la società Sviluppo Montagna Molisana sarà sciolta e così il consorzio Geosat. Un bilancio di sacrifici per il peso del disavanzo, afferma nel suo intervento che chiude il dibattito in aula Toma. Interrotto dalle critiche del capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Greco, però si ferma lì e si va spediti al voto. Per Greco, all'opposto, è un bilancio fallimentare, votato dalla maggioranza nonostante il parere contrario dei revisori dei conti. Una buona notizia per le proloco e la dà l'altro esponente dei 5 Stelle, Angelo Primiani. La giunta Toma cancella lo zero nella casella dei fondi da assegnare alle proloco molisane, fa sapere, e lo fa dopo la presentazione di un nostro emendamento inserito nella legge di stabilità che chiedeva il rinnovo del contributo di 50.000 euro che l'attuale maggioranza avrebbe voluto azzerare.